Per la rubrica parliamo con, oggi con noi c'è Rudy Dal Dosso, un artista molto bravo e molto particolare perché ha alle spalle una storia interessante da raccontarci. Rudy, allora innanzitutto definisciti come artista. Allora, sono un artista di pittura contemporanea, in rilievo a spessore, raffiguro i momenti di oggi e li metto sul quadro come stiamo vivendo, sia il paesaggio sia le immagini di figurative o quello che mi passa in quell'attimo lì di arte. Vorrei che raccontassi un attimo quello che è il tuo percorso artistico, perché tu non nasci, diciamo, artista in realtà, ci diventi per una cosa che ti è accaduta. Allora, fino da bambino mi è sempre piaciuto disegnare, però copiavo tutto, le case, le fotografie, mi piaceva tanto. Poi nel 92 ero molto giovane, sui 18 anni, ho fatto un grosso incidente stradale in moto e lì mi si è aperto tutto un altro mondo più di cuore e ho cominciato a disegnare con delle opere contemporanee, dipingendo non con la testa ma con il cuore, con l'anima. E lì sono andato avanti, ho cominciato con il Gran Premio Italia, selezionavano 100 pittori in tutta Italia, e lì ho cominciato da pittore, sono stato selezionato nel Gran Premio Italia e ho cominciato a vincere i primi quadri, i primi diplomi da pittore, ho fatto Santa Margherita Ligure, Pistoia e poi mi hanno passato artista. Lì ho avuto il mio percorso, poi mi sono fermato un attimino e poi mi ha chiamato l'Università delle Belle Arti di Leonardo da Vinci di Roma, che lì mi hanno passato autore dichiarato nel 2000. Lì ho cominciato a fare qualche mostra personale e poi sono andato avanti, fino a quando un giorno sono stato contattato dal gruppo del braccio destro di Sgarbi e lì ho cominciato questa avventura in questo mondo di arte e ho cominciato a girare di più l'Italia, ho fatto quasi tutta l'Italia e anche l'Europa. E lì mi hanno passato maestro d'arte, l'Unione Europea, e ho cominciato a fare Francia, Spagna, Madrid, le Fiandre in Belgio e sono sempre stato selezionato nei primi posti. Ho fatto la Biennale a Venezia, anche lì sono stato molto contento. E sto andando avanti, adesso ho in programma a giugno, e mi stanno mandando tutte le carte e dovrei fare una mostra a New York. E così andiamo avanti con l'arte che è il mio mondo. Rudy Dal Dosso, devo dire che ha un curriculum di tutto rispetto, veramente incredibile. E grazie, devo dire, a un incidente Sì, da che una ti ha parte sì. cambiato la vita in tutti i sensi, in tutto e per tutto, e dal quale ti sei rimesso, devo In gioco. dire, no, ti sei rimesso benissimo, Sì, sei in perfetta forma, ecco. anzi ringrazio perché sto vedendo con gli occhi dell'anima, non con gli occhi della testa, con l'anima vedi tutto un altro mondo, Come si molto dice un artista, sì. meglio e consiglio sempre di dare tanto amore nel mondo e esprimersi sempre di più e far del bene. Quando dipingi, qual è il sentimento che provi? Ah, quando dipingo che mi vengono gli attimi così, senti proprio dentro che nasce, e vado come in trance, sono davanti alla tela e non sento cosa devo fare, cioè non ho un'immagine di cosa devo fare, è l'anima che mi sta guidando e esprimo quello che sento in quell'attimo lì e poi mi guardo il quadro cosa ho fatto. Che cosa è cambiato quindi dal Rudy Dal Dosso prima dell'incidente al Rudy dopo l'incidente? E sono diventato molto più sensibile e apprezzo di più la vita e apprezzo di più la gente, quella sana e cerco sempre di fare il meglio di me stesso e cercare di dare. Cosa vuoi esprimere quando realizzi un'opera? Voglio esprimere che la gente deve accorgersi come stiamo vivendo. E non siamo qua solo per materialismo, siamo qua anche più che altro per
per darci una mano, per liberare le nostre sensazioni, sono quelli lì le nostre ricchezze, non la roba materiale. La roba materiale ti porta via. Quindi secondo te ogni individuo sulla Terra ha uno scopo? Per me sì. Nulla accade per caso? No, siamo qua per qualcosa. Tu cosa sei qua? Adesso io, per me, sono un messaggero che devo far vedere alla gente come stiamo vivendo, e poi si vedrà, perché sono sempre di raggi di luce che ti vengono dall'alto e vai avanti. Allora tu pensi di essere pilotato da una forza superiore, da una forza spirituale? Allora, regolarmente mi capita di notte, cioè prendo su dal letto alle 10:30, di sera 11, vado giù e dipingo fino alla mattina. Io in quegli istanti di quando vado giù nel mio studio mi sembra di essere dentro una vitella spaziale, perché proprio parto e vado via. Passano le ore che me ne accorgo neanche. Cioè vado in un'altra dimensione, in un altro luogo, e lì esprimo quello che sento realmente e vai in spazio. Ciò che consigli è di lasciarsi andare. Di lasciarsi andare e ascoltarsi più l'anima che non fa la testa. La testa è la nostra trappola. Ringraziamo Rudy Dal Dos e ringraziamo anche voi per averci seguito.